c'è stato il crucifisso. Quella? Così. Ti è per caso caduta la lampada nera? Cioè, però devi farlo il letto. Ma si arrangia. I'm back, bitch. Scusa, mamma. Che bello, sono emozionato. Buondì signori, sono molto emozionato di essere tornato a fare video. Chiedo scusa a tutti se è un mesetto in cui non sono stato molto attivo su YouTube. Ho avuto tantissime cose da fare. Su Instagram vi tengo piuttosto aggiornati, ma montare dei video è un po' più difficile. Ma ho trovato uno spazietto nella mia agenda per fare delle cose. Vorrei ringraziare intanto chi mi ha fatto questo disegno qua, che appenderò in camera. In questo periodo vi aggiorno cosa ho fatto. Allora, sto facendo una sfida in cui per un mese devo fare la doccia ghiacciata e correre tutti i giorni. Ho malissimo le ginocchia, quindi sto veramente male. Ho rotto una porta. Io ho fatto un sacco di lavoro in casa. Ho fatto del lavoro da mio nonno. Tiro giù tutto il tetto. Se fai quello che ti ho detto, porco. Viene giù tutto quel pezzo lì. E poi mi casca in testa? Magari, Dio. Non sono un cretino, perché, Dio. Alberga tacca, c'è. Ho costruito la mia bici, che sono quasi 2 mesi che ci sono dietro, perché è difficilissima e complicatissima, ma deve essere il prossimo video che uscirà, perché sono riuscito a terminarla. Inoltre sto portando avanti un progetto che mi occupa di solito quasi un'ora al giorno, di cui non vi parlerò ancora perché è un po' troppo presto. E in più ho già fatto il video per i 1000 iscritti, quindi probabilmente con il passo in cui sto andando adesso uscirà tra 2 anni. Siccome i primi 500 iscritti ci ho messo 8 mesi. Niente ragazzi, io sono molto contento di essere di nuovo qua. Qualche giorno fa ho messo una storia su Instagram in cui dicevo di farmi delle domande e qui avrei risposte in questo video. Buondì signori e signori, benvenuti allo spazio per le domande. Scrivetemi qui sotto la domanda che volete, vi risponderò tutte su YouTube. Risponderò a tutte. Vi incoraggio a seguirmi su Instagram e farò altre storie in cui vi chiederò di farmi delle domande. Quindi dopo sceglierà a voi. Un'altra novità, ho messo gli occhiali da vista. Li ho fatti principalmente perché a lavoro sto molto in computer e hanno il filtro per la luce blu, quindi io li uso solo a lavorare al computer. E benvenuti al mio primo di Q&A, dove voi mi fate le domande e io rispondo. Iniziamo con la prima domanda. Si è scaricato. Ottimo. Partiamo dalla prima. Giochi a football? Ebbene sì signori, io giocavo a football, ho smesso l'anno scorso, ci ho giocato per quasi 5 anni ed è stata l'esperienza più bella della mia vita. Questa è la mia squadra, gli Hawks, ho vinto un paio di premi, mi piaceva un casino. Sei davvero andato fino a Roma per mangiare una carbonara o c'è dell'altro? Quell'estate lì è stata, diciamo, la mia estate in cui ho finito il mio percorso formativo, scolastico, e non avevo preso vacanze e avrei iniziato a lavorare dopo poco. È stata una cosa molto improvvisata. Io volevo andare al mare, non avevo la macchina disponibile, non avevo la moto perché era rotta, quindi ho deciso di andare al mare in bici. Ho detto faccio questa follia qua, poi tra una balla e l'altra ho detto perché non vado a Roma? Cioè non lo so, io volevo andare al mare, poi alla fine sono andato a Roma. Fine della storia, non sono andato al mare. Devi mettere più video perché sei veramente geniale. Dai. Mi piacerebbe anche a me fare più video. Ho tantissime idee, ho proprio sul mio quaderno. Ma il Suzuki, andiamo a fare un motovlog sulla Cisa. Cazzo. Piace, il mio motovlog finisce con la rottura della moto. La moto è grippata, mi hanno chiesto troppo per sistemarla, non ho tempo e le competenze di sistemarla, quindi purtroppo ce l'ho in garage rotta e la vendo così com'è. Quando fai un giro in moto? Valentina, mi manchi?
in un futuro. Purtroppo la moto è un pozzo senza fondo. Al momento ho altre priorità, quindi ho abbandonato, diciamo, la moto e preferisco dedicare le mie finanze ad altro, purtroppo, signori, è quello lì. Sarai santa tua sorella, ma quanto è fantastica l'Anna. Vorrei avere una sorella come la tua. Sembra di avere un po' un gatto. E poi Anna, lo so che sei stata te. Nessuno chiederebbe di te, cioè scusami. Chi? Cosa ti piace di più, pizza o sushi? Ragazzi, signori miei, mi piacciono entrambi. È un po' come dire ti piacciono le biondo o le more. Cosa fai? Non le butti via da nessuna, però se proprio devo scegliere... Pizza! No, io ragazzi sono molto patriota, a dirlo la verità, quindi... sarebbe una sfida impari. Poi finita la quarantena volevo provare la sushi 100 challenge. La 100 sushi challenge. Mangiare 100 pezzi di sushi. Come mai hai deciso di iniziare questo cammino su YouTube? È una cosa che non lo so, ma in realtà per un po' di motivi. Principalmente perché io ho sempre fatto una marea di cose, sin da quando comunque ero piccolino, e non ho mai fatto video, non sono mai stato un appassionato di foto e video, quindi non ho delle foto e dei video di cose che ho fatto in passato. E adesso un po' mi pento di non avere più niente. E quindi dicevo, siccome ne faccio tante di cose, perché non le faccio vedere? Magari ad alcuni potrebbero piacere. Poi, guardando spesso dei tutorial, hanno tutti delle attrezzature bellissime, facilissime, che sembra tutto facile. E io cerco di farlo comunque in una maniera, cioè una maniera un po' per tutti, quindi niente di quello che trovo e niente, cioè come è stato cavalcare una mucca. Vai dove? Vai dove? È stato bellissimo finché non mi ha disarcionato. Ma tantissimo, fa vedere dove. Facciamo la Santiago in bici, io ci sono. Per fare la Santiago in bici mi piacerebbe un casino, sarebbe una delle cose che vorrei fare in futuro, però secondo me sono percorsi che è più bello fare da soli. Sono divertenti da fare insieme, ma secondo me è qualcosa di diverso. È un percorso lungo che ti fa pensare, che ti... Però si potrebbe fare qualcosa del genere, si potrebbe fare. Quanti anni hai? Vi direi uno, ma probabilmente non tutti di voi ci crederanno, quindi ho trovato questa foto qua in cui vi posso mostrare quanti anni ho. Sei interessato a qualche ragazza? Al momento no. Quando andiamo a bere la birra con lo Storten, Dio. Ah, bella domanda. Lo Storten, quando andiamo a bere una birra? Domani? Va bene. Parla della tua best friend. Ovvero io. No. Bene, ragazzi. Le domande. No. Non è vero. Scherzavo. C'è anche una di Facebook. Una. Che ho perso. Non ci credo, l'ho persa. Probabilmente l'ho eliminata. Vabbè, così imparate a non usare Instagram. Allora, signori, io vi saluto. Vi lascio stare. Credo già di avervi usato troppo del vostro tempo prezioso per questo video inutile.